Padre. Padre Alex, la parola a lei. Buonasera a tutti, prima di tutto popolo dell'acqua, popolo dell'acqua, datevi da fare perché l'acqua diventi davvero un diritto fondamentale umano. Grazie per questa partecipazione bellissima di questa sera. Notate che siamo qui per un bene fondamentale, l'acqua. Io sono qui per ricordarvi, ho portato con me la lettera pastorale di un vescovo della Patagonia, dona a noi oggi la nostra acqua quotidiana. Dobbiamo incominciare davvero a chiedere l'acqua quotidiana perché è fondamentale. È un vescovo della Patagonia che conosco molto bene, che ha dato l'adesione a questa giornata. È con noi, come sono con noi tantissime persone che credono davvero che sull'acqua ci giochiamo tutto. Per favore, guardate, è un momento fondamentale per noi, per la nostra democrazia, è un momento fondamentale per il futuro dell'umanità. Dobbiamo vincere sull'acqua, non possiamo avere un'altra sconfitta in questo paese, dobbiamo vincere, dobbiamo proclamare che l'acqua è prima di tutto un diritto fondamentale. Guardate, se vincerà la privatizzazione, se dovesse vincere, chi ci prenderà saranno le classi deboli di questo paese. Chi potrà pagare l'acqua? Ma soprattutto saranno i poveri del mondo. Se oggi avete 50 milioni di morte per fame, domani avremo 100 milioni di morti per sete. Non possiamo accettare questa logica. L'acqua è sacra, l'acqua è vita, l'acqua è il bene supremo che abbiamo. Ragazzi, guardate per favore che dobbiamo tutti darci da fare perché riusciamo ad arrivare adesso a un referendum, a questo referendum popolare. Dobbiamo davvero arrivarci con 600.000 firme per votare poi in primavera. Abbiamo bisogno del 50%, quindi deve essere un momento forte questo per tutti noi, di coscientizzarci. Dobbiamo dire no al mercato, il mercato ha stravinto. Diciamo l'acqua non si tocca, l'acqua è un bene troppo prezioso per tutti noi, quindi chiedo a tutti davvero, di qualsiasi ideologia, di destra o di sinistra, dobbiamo ritrovare la nostra forza comune sull'acqua, ritrovarci tutti insieme, dobbiamo arrivare davvero a una grande vittoria nella primavera del 2011, ne va della nostra democrazia, ne va di milioni di morti. Io ci sono come prete, come missionario, ci sono come cittadino italiano. Mettiamoci tutti insieme e facciamo vedere, davvero proclamiamo che l'acqua è un diritto fondamentale umano che deve essere gestita dai comuni locali con totale capitale pubblico al minor costo possibile per l'utente senza essere spa. E questo è il nostro impegno. Diamoci da fare. Si tratta di vita o di morte per tutti. Diamoci da fare perché vinca l'acqua e vinca la vita. Grazie a voi.